Tema di questa chiacchierata informale è il titolo, cioè il tema rispecchia il titolo del libro di Carlo, che è ormai dal 2018. Ve lo faccio vedere anche fisicamente. Attenzione, adesso comparirà davanti allo schermo. Io ce l'ho qua anche in copia cartacea. Quindi, come vedete, libri che vengono stampati per essere, cioè diciamo pubblicati per essere open access anche come pubblicazione, ma che poi hanno anche un futuro come pubblicazione cartacea tradizionale, grazie anche all'editore L'Edizioni, che è l'editore che pubblica tutta la mia collana, chiamata Copyleft Italia. Quindi Copyleft Italia è un po' il nome del progetto che io curo da un po' di anni di divulgazione su questi argomenti, e circa una volta ogni anno più o meno facciamo uscire un libro su questi temi. Carlo da un po' di anni mi diceva che stava, come dire, aveva in pancia un libro, nel senso che stava scrivendo vari articoli per alcuni siti, ma questi articoli erano già pensati per poi diventare un libro, e infatti poi nel 2018 è partita l'iniziativa. Allora, visto che c'è Federico, io direi di sfruttare la sua presenza prima che cada ancora la linea, perché abbiamo coinvolto Federico di Wikimedia. Perché, allora, poi parliamo meglio del libro dopo, però è successo che Wikimedia Italia, che è il chapter italiano della Wikimedia Foundation, cioè, lo dico perché sulla mia pagina Facebook c'è un pubblico molto vasto, molto ampio, quindi non è detto che siano tutte persone che conoscono il settore. Sì, Federico, forse è meglio che togli il video e metti solamente l'audio, così almeno ti sentiamo. Dicevo, scusate, Wikimedia Italia ha avuto un'ottima iniziativa, ha pensato un'ottima iniziativa, cioè di diciamo, acquisire tot mila copie cartacee del libro di Carlo per poi distribuirle in omaggio ai suoi soci, o anche in generale a soggetti che fanno attività in collaborazione con Wikimedia Italia, ad esempio le scuole o le biblioteche, per intenderci. E quindi, perché Federico? Perché Federico è la persona che ha avuto questa ottima iniziativa, diciamo, ha avuto questa idea e l'ha promossa presso Wikimedia Italia, che è un'associazione, appunto, come dicevo, è un'associazione no profit che in Italia si fa portavoce e rappresenta il chapter italiano della Wikimedia Foundation, che è l'ente internazionale, l'ente no profit internazionale che sta dietro alla enciclopedia Wikipedia, che tutti conoscete, ma anche a tanti altri progetti open, come Wikisource, Wikimedia Commons, Wikidata e via dicendo. Quindi, ti chiedo, Federico, quante sono le copie? Allora, quante copie avete acquisito e quale sarà il futuro di questo progetto? Cioè, finita la nostra quarantena, queste copie dove finiranno? Chi verranno inviate? Chi verranno donate? Allora, se mi Sì, sentite, ti sentiamo. dunque, le copie che abbiamo stampato sono 5.000. Abbiamo fatto il calcolo, infatti, che era in realtà un metodo molto, conveniente di raggiungere nuove persone. Lo scopo di questa iniziativa è allargare il pubblico che riusciamo a raggiungere con i nostri temi della cultura libera e del software libero, oltre i soliti quattro gatti a cui parliamo, un migliaio di gatti, ma sempre pochini rispetto alle ambizioni delle nostre. Ecco, è sparito. Sì, allora, quindi già mi aggiungo Io io. mi Sì, sento. intanto sparisce. Comunque, 5.000 copie è un numero buonissimo, molto buono, perché io che queste attività, queste pubblicazioni le faccio da tempo, posso garantire che, insomma, nel momento in cui si riescono a distribuire 1.000, 1.500, 2.000 copie cartacee, è già un traguardone per un libro di questo tipo. Cioè, tolto il fatto che comunque questi libri vengono diffusi online liberamente, quindi poi non hai il vero conto di quante persone hanno davvero letto l'opera, perché una volta che vanno sui repository open io non ho più il polso di quante persone hanno scaricato il PDF del libro di Carlo o l'EPUB. Però sapere che ci sono 5.000 copie fisiche cartacee permette a questo Sì, libro, sì. teniamo presente che già un paio di migliaia di persone hanno dato un'occhiata alla versione in Wikisource del libro. Inoltre, 1.000 di queste copie vanno a delle scuole all'interno dell'iniziativa Io leggo perché,
dell'Associazione Italiana Editori, che diciamolo quando fa anche delle cose buone, e queste scuole idealmente faranno anche delle iniziative di lettura dei libri, ovviamente di quelli che decideranno essere più interessanti, quindi magari solo qualcuna finirà per fare un evento o una lezione, diciamo, su questo libro, però se succede ovviamente sarà un ottimo risultato. E poi noi, siccome ci accorgiamo che anche gli utenti più attivi di progetti Wikimedia ogni tanto non conoscono o non approfondiscono o non conoscono abbastanza bene da promuovere i temi del software libero, della privacy, dei dati aperti, del codice dei beni culturali, eccetera, abbiamo pensato che questo libro potesse aiutarli a diffondere ulteriormente il verbo, anche solo in famiglia, che è la bellissima introduzione del libro di Carlo, che uno dei primi successi è stato riuscire finalmente a spiegare alla sua famiglia che cosa fa, giusto? Mi ricordo bene. Dici giusto. Ecco, Che e è un quindi problema che ho anch'io, non esatto, pensare. ed è un problema che probabilmente hanno migliaia di wikipediani e utenti di progetti Wikimedia, quindi abbiamo pensato che fosse un bel regalo e abbiamo chiesto a tutti gli utenti più attivi di progetti Wikimedia, che sono alcune migliaia, se volessero una copia. Poi è intervenuta questa emergenza coronavirus, per cui diciamo che al momento non sono ancora state spedite, però abbiamo avuto richieste da circa 2000 utenti e Sì, quindi ecco, ci esatto, questo mi apriamo, inter... diciamo. questa parte qua mi interessava, cioè quindi sfiga ha voluto che le copie vi arrivassero fisicamente tipo qualche settimana prima che arrivasse la quarantena, il Sì. cosiddetto lockdown e quindi diciamo che si è un po' fermato tutto e non siete riusciti a spedirle fisicamente, no? Ah, ecco, ti sei ricomparso. Ma quindi Sì. scusami, arriveranno... diciamo anche proprio nelle case dei singoli soci, non necessariamente attraverso dei progetti tipo scuole Sì, o... allora, i copi hanno già ricevuto, per la verità, Ok, ottimo. o dovrebbero aver già ricevuto quasi tutti, i nostri circa 500 soci, dovrebbero Ah, aver giusto, ricevuto bravo. subito un Wikimedia test. adesso, attualmente Wikimedia ha 500 soci, Wikimedia Italia. Sì, questi sono i soci attivi, Ok. perché quando io sono diventato tesoriere nel 2009 abbiamo provato una cattivissima regola per cui espelliamo, cioè decadono i soci che non pagano la quota annuale, cosa che Beh, dovrebbe essere. dovrebbe essere più o meno in tutte le associazioni così, poi Sì, vabbè. però di solito molte associazioni per inflazionare un po' i numeri Non lo non fanno. ne tengono conto, quindi diciamo che i soci negli anni sono stati magari, non so, più di 1000, però quelli attivi sono di solito fra i 400 e i 500. Questi sono quelli che di solito vanno in giro per l'Italia a fare banchetti, presentazioni, a vendere libri di Simone Alibrandi al Linux Day. Sì, esatto, perché, Ricordi che cioè, facciamo sì, mi ricordo bene. grazie. Infatti questa cosa che siano state comprate 5.000 copie del libro di Piana e che del libro di Aliprandi invece ci siamo rimasti nell'arco di qualche decina, me la legherò al dito per i secoli dei secoli, assolutamente. Ma infatti Però. è dall'esperienza di aver venduto personalmente i libri di Aliprandi ai banchetti del Certo, Linux certo. Day che ho concluso che in realtà è meglio È meglio un libro di Piana che 5 libri di Aliprandi, questo stavi per dire. No, è meglio andare sui numeri, sui grossi numeri che permettono di fare dei risparmi, piuttosto che raccogliere qualche cifra che poi spesso non ripaga neanche lo sforzo No, assolutamente. di aver venduto il libro. No, poi, tra l'altro, Quindi cioè, io che lavoro nell'editoria anche come consulente, così, cioè, so quanto è faticoso. In generale vendere libri al giorno d'oggi e soprattutto libri su questi argomenti qua. E in più aggiungi il fatto che questi libri si fanno concorrenza da soli perché vengono resi scaricabili liberamente sui vari repository open e
e quindi ovviamente anche quello che è super motivato a leggere il libro, giustamente sapendo che lo può avere identico gratis, è più difficile che faccia questo sforzo. Avere l'appoggio di un ente grosso, di un ente come Wikimedia che manda in giro 5.000 copie, è una roba importante, cioè è un'iniziativa davvero forte dal punto di vista divulgativo, quindi bravi. Io lo spero, del resto Carlo non credo che immaginasse di fare chissà quali proventi da questa impresa e siamo partiti dal suo libro semplicemente perché è l'ultimo che è uscito, quindi era più facile fare una prova senza doversi preoccupare ci sarà qualche capitolo che non è più aggiornato, eccetera. No, è bastata fare una ristampa del 2018 ed è attualissimo. Per cui, Sì, non ovviamente, credo. No, vabbè, ma infatti, non credo proprio che ci siano questi problemi. Nel senso, l'unica cosa che potrebbe far diventare un po' vecchi gli argomenti è diciamo, l'implementazione, il recepimento della nuova direttiva copyright, che però per adesso non se ne parla più, ci sarà ancora un po' di tempo. E quindi sto libro, a parte che poi su molti degli argomenti, degli argomenti del libro, la direttiva copyright comunque non inciderebbe. Quindi non credo che ci sia problema di obsolescenza. Il libro sicuramente No, ha una vita, ancora una vita molto lunga, secondo me. sul libro di Piana no, però io mi sono letto in questi mesi per decidere quale libro mandare, mi sono letto una trentina di libri scusate i gabbiani, sui nostri temi, insomma, e ce ne sono un po' che almeno qualche capitolo da aggiornare l'avrebbero. Sì, no, ma lo Quindi. capisco, sì. Va bene, vediamo, vediamo come va. Comunque, va bene, dai, quindi in sostanza, ultima domanda, diciamo, chi adesso, ipotizziamo uno che sta guardando mettiamoci nei panni di uno che sta guardando questa diretta, non sa dell'esistenza del libro, non sa dell'esistenza di Wikimedia, capisce adesso che c'è questa connessione e dice, ma io come posso avere anch'io una copia del libro attraverso il giro di Wikimedia, cioè diventando socio, ad esempio, dovresti automaticamente avere una copia? Può essere. Sì, allora diciamo che se uno ha voglia di associarsi a Wikimedia Italia, può andare su Wikimedia, che è scritto wikimedia.it, e associarsi e ci può scrivere a segreteria che è solo wikimedia.it per chiedere una copia, oppure comunque il libro è in Wikisource e una persona che si è interessata a questi temi e lo legga ci fa solo piacere. In Ok. generale, chi vuole avere informazioni può scrivere a segreteria per wikimedia.it Giusto proprio e quanto costa diventare possiamo organizzare. socio di Wikimedia, socio ordinario? Hai chiesto quanto è la quota? Sì, Scusa, quanto costa? non ho Sì, qual è sentito. la quota? No, la quota ordinaria è 25 € Quindi all'anno, una che è fissa sciocchezza, nel senso che se entri in una libreria e compri un libro che non sia open, che non ti dà tutte le libertà e la licenza open che Carlo ha scelto, che è molto open per il suo libro, lo pagheresti di più sicuramente perché magari c'è dietro qualche editore altisonante. E qua invece al prezzo sostanzialmente del libro, di un libro, hai anche la quota associativa per un anno intero a Wikimedia, che è un'associazione che fa delle iniziative fichissime, delle iniziative interessantissime in un'ottica no profit. Io mi ricordo, vabbè, una in cui ero, come dire, non sono stato coinvolto nel senso che io non sono socio da un po', però che avevo seguito molto bene, Wiki Love Monuments, quella diciamo per promuovere la diffusione di immagini, di monumenti, di beni culturali, che è un tema molto delicato su cui poi io mi ero, che tra l'altro tratta anche, io me ne ero occupato e Carlo a sua volta ha trattato all'interno del libro, dopo ne parliamo più con calma. Sì, c'è un capitolo sulla libertà di panorama che quindi è particolarmente rilevante per noi. Infatti abbiamo altri utenti a cui abbiamo proposto di avere una copia del libro, sono stati partecipanti a Wikilove Monuments, che sono diverse migliaia e Giusto, alcune giusto centinaia per far hanno richiesto capire, una copia. Wiki Love Monuments è una sorta di contest, di concorso che comunque poi comporti, a cui si partecipa facendo fotografie di beni culturali architettonici, quindi non lo so, la chiesa della propria città, l'affresco, una scultura importante, e
si attiva un meccanismo per cui si chiede l'autorizzazione all'ente che ha la tutela del bene per poi pubblicare queste immagini, quantomeno quelle migliori, quelle selezionate dal progetto, vengono poi pubblicate nei repository open della Wikimedia Foundation, di Wikimedia No, Italia. vengono tutte caricate in Wikimedia Commons, ma solo le migliori possono vincere un Ah, premio ok. nazionale, poi eventualmente anche quello internazionale. Perfetto. Comunque E quindi lo scopo, diciamo, abbiamo è fatto duplice. tutto. Cioè, lo scopo è duplice, è quello, uno, di premiare i fotografi bravi che sono andati a scovare un'opera d'arte magari non così conosciuta, ma molto, molto di valore, e dall'altro quello di arricchire attraverso questo meccanismo, questa gamification, questo incentivo al concorrere tutti insieme, poi diciamo, ampliare la banca dati di immagini open a scopo culturale, che ce n'è sempre bisogno. Ottimo. Sì, tanto che anche molti comuni, grazie a queste foto, hanno potuto farsi una comunicazione anche a fini turistici, per cui altrimenti avrebbero dovuto pagare dei fotografi, o invece si sono fatti in questo modo aiutare dai cittadini. Sì, Quindi anche perché, cioè, a è volte stato. quelle che ho visto io, a volte davvero avevano una qualità fotografica molto alta, nel senso che ci sono dei che Sì, beh, ci partecipano a questo sono anche concorso. delle foto di professionisti, Sì. ovviamente il nostro scopo non è fare competizione ai professionisti, però se partecipano spesso hanno soddisfazione perché, insomma, per i motivi che ci si può aspettare. Va bene, direi che Carlo, tu hai qualcosa da chiedere a Federico da aggiungere prima di salutarlo, poi andiamo avanti io e te? No, sei spento, sei spento. Non so se ti ho spento io. No, sei spento. Hai l'audio spento, eccoti. No, scusate, no, dicevo quando mi pagano le royalty. Quando ti pagano le royalty, sì, giustamente. Sì. Andiamo molto bene. Guarda, io nella collana ho tanti titoli e Aiutati sicuramente. le share companies, alle Seychelles, immagino. Sì, esatto. Grazie ai libri, esatto. Sì. Non sapete quante Porsche mi sono comprato grazie ai libri. Comunque, Federico, ti lasciamo andare perché vedo che sta piovendo di brutto e te la stai prendendo tutta. Quindi. Sei stato molto utile, grazie. Ah no, aspetta, chiedo a qualcuno. Scusami. Aspetta, Bene, per cui in realtà no, aspetta. rimanendo tranquillamente nel palco, Aspetta, però no. scusami. Prima di salutarti, chiedo se quelli che sono connessi nella diretta Facebook vogliono farti una domanda, me la scrivono nella chat e io te la giro a voce. Va Vabbè, ho bene. visto che allora Luigi Catalani ha pubblicato il link al sito di Wikilove Monuments. Grazie, così chi non sa che cosa. Non aveva mai sentito, diciamo, ed è per la prima volta che lo sente, può cliccare e andare ad aprirlo. Se c'è qualcuno che vuole fare una domanda a Federico. Ah no, Che niente. scattato. Dato. L'abbiamo perso. L'abbiamo perso, va bene lo stesso. Ah no, eccolo, ricompare. Quindi se fate la domanda, fatela adesso o dovrete tacere per sempre. Niente, intanto che aspettiamo che qualcuno faccia una Sta domanda. facendo di piovere per tutti. Chiedo a tutte le persone che stanno guardando se ci vogliono fare un favore e fare condividi. Cioè, qua sotto, no, non so se siete pratici di Facebook, avete un tastino che si chiama condividi. Abbiamo per adesso una trentina di persone connesse. Se tutti voi fate condividi sulla vostra bacheca, vuol dire che altre persone potranno poi accedere a questo in diretta, a questo streaming, e magari ampliamo un po' il pubblico. Visto che questi argomenti, come abbiamo detto, fanno sempre un po' fatica ad arrivare al grande pubblico, io mi do da fare, faccio le cose su Facebook, su una piattaforma generalista come questa, però se voi mi aiutate a fare condividi, vedrete che magari ce la facciamo. Oh, ok, vedo un sacco di gente, Virginia, Stefania, niente. Domande non ne sono arrivate, Federico, quindi se, a meno che tu voglia aggiungere qualcosa, ti salutiamo e ti Sulle andiamo. speranze. Ti lascio. Va bene, grazie. Grazie mille. Arrivederci.